Senti, ma dimmi una cosa invece, per quanto riguarda il tuo libro, ricordiamo appunto Porno Romantica di Carolina Cutolo, tra l'altro che hai proposto a tanti editori, però mi sembra che non tutti hanno risposto positivamente. Poi, no, certo, infatti, no, però bisogna dire che quando passai per questo invio del manoscritto e lo inviai a una ventina di case editrici, in realtà era ancora un copia e incolla del blog da cui nasceva. Poi grazie all'incontro con un giovane scrittore che si chiama Mario Desiati, che mi scrisse e voleva leggere il manoscritto, mi consigliò di inventarmi un espediente narrativo, una storia da raccontare in qualche modo. Quindi mentre stavo scrivendo questo nuovo formato romanzato, diciamo, mi fece un articolo alla rivista XL di Repubblica, e grazie a quello mi hanno contattato alcune case editrici. Quindi quando incontrai Fazzi, con cui poi ho pubblicato, gli portai i primi due capitoli di un nuovo formato. Quindi in fondo non mi stupisce poi a posteriori che il primo manoscritto, che era un po' un magma di idee, fosse stato scartato, e invece, guarda caso, quello su cui avevo lavorato di più, poi la Fazzi ha letto i primi due capitoli e mi ha subito messo il contratto sotto al naso. E tu cosa, come hai reagito lì? Beh, diciamo, ho iniziato a darmi pizzicotti, perché dicevo, vabbè, ma è un sogno della mia mente malata oppure sta succedendo veramente? Senti, innanzitutto come nasce? Facciamo proprio raccontiamo la genesi, certo, del libro. Innanzitutto è nato il blog. È nato il blog. Ecco, come ti sei alzata? Tu naturalmente hai studiato sociologia, sei laureata in sociologia, tra l'altro con una tesi, sembra, sulla vignetta satirica durante l'ascesa del fascismo. Esatto. Perciò la satira, sì, questa è una cosa tra l'altro che è molto, se pensiamo un po' alla satira che è stata molto attaccata poi ultimamente da alcuni politici. Mm-hmm. Ricordiamo per esempio un'incursione a quelli che è il calcio, per esempio, di un certo ex ministro delle comunicazioni Gasparri. C'è ancora un articolo su Italia Media che dice quelli che puntini la democrazia. Questo era un articolo che è stato scritto all'epoca, e senza calcolare, insomma, le vignette satiriche sono state sempre piuttosto bersagliate, però ecco, da destra e da sinistra, perché anche D'Alema ecco, ha protestato un paio di volte, penso, mi sembra, su alcune vignette che erano state scritte. Anche se pensa una cosa, che la vignetta satirica, lei forse potrà dire qualcosa di più di me, comunque già nel 700 e nell'800, certo, soprattutto quella politica, era il mezzo per dire qualcosa, esatto, della politica, bravissima, nel tempo. No, ma soprattutto per, in qualche modo, con la risata, con lo scherzo, con il motto di spirito, sbeffeggiare a quei tempi le tirannie, a questi, certo, tempi comunque i rappresentanti del potere. Quindi è proprio anche Luttazzi, insomma, che come autore satirico, insomma, è stato vittima anche di censura, lo dice lui stesso, quello che distingue la comicità dalla satira è proprio che la satira tende a prendere in giro il comunque potere, era in buona compagnia Luzzatti con due giornalisti in un diktat, un famoso diktat bulgaro. Sì, era in buona compagnia, certo, con due giornalisti. Giuseppe già si ricorda, chiaramente. Comunque no, tra l'altro c'è invece che poi la causa di tutto quell'esclusione di Luttazzi fu la partecipazione di Marco Travaglio alla sua trasmissione, che ultimamente invece ha grande libertà tra l'altro nella trasmissione di uno dei tre esclusi dell'epoca. Adesso sì, i nostri ascoltatori hanno, sì, già capito, inutile che facciamo i nomi di Santoro, Biaggi, vogliamo fare i nomi. No, vabbè, non voglio fare i nomi, io i nomi non li faccio. Biaggi, Santoro, no, ma tutti e Luttazzi. Lo sanno, credo. No, ma poi se posso, scusami, concludere spezzando una lancia in favore di Luttazzi, che per me è un grande. Tutte le cause che sono state fatte a Luttazzi e a Travaglio per quella trasmissione, per Satiricon, sono state tutte vinte. Da sì, Luttazzi, sì, certo, e da Travaglio. Quindi i motivi per cui è stata censurata la trasmissione non sussistevano, eppure è stata censurata, eppure Luttazzi non torna in televisione. No, chiusa parentesi. Ma diciamo che c'è anche un famoso articolo di una legge del 57, il testo unico sulle, sì, diciamo, sulla legge elettorale, sulle elezioni proprio amministrative e politiche, praticamente prevede che un personaggio come Berlusconi, questo già dal 94, si sapeva prima che si è una sì, diciamo, prevede che Berlusconi sia una persona ineleggibile, non illeggibile, perché ineleggibile. Praticamente, però, allo stesso tempo è stato lo stesso eletto, nessuno se ne è fregato di una norma codificata legislativamente. Perciò c'è anche un signor Previti, effettivamente, che è stato escluso dal Parlamento quasi un anno fa. Però il signor Bertinotti, che un certo il presidente della Camera, un certo signor Bertinotti, si guarda bene, non
riesce a trovare un minuto di tempo per dire al signor Previti: prego, si accomodi fuori, perché lei non deve più prendere 37 milioni al mese come deputato, ma al massimo si può accontentare della pensione, che non è poi una pensione sociale, insomma. Certo. E adesso Cirielli o indulti a parte, in ogni caso il Previti è decaduto. Però ripeto, il presidente della Camera, che è uno di Rifondazione Comunista, agli antipodi tra l'altro della però non vorrei poi parlare della famosa Movicop, che era una cooperativa rossa che negli anni negli anni scorsi, fino al 97 soprattutto, che dove quando poi nel 97 è stata legalizzata la prassi del lavoro in prestito, prima del 97 la legge lo vietava, eppure la Movicop forniva manodopera per le trasmissioni televisive di Mediaset. Ecco, questo è un discorso, pochi sanno queste cose, purtroppo, però bisogna ricordi di verità, soprattutto del vero, bisogna dirle sicuramente. Perciò io non voglio dire, però, caro presidente Bertinotti, perché il signor Previti sta ancora in Parlamento? A lei la risposta. Bene, comunque ritorniamo ancora a parlare di appunto di porno romantica, ma adesso mi ha curiosito la tua tesi, però. Ma ci parli un po' della vignetta durante la scesa del fascismo, così poi arriviamo a porno romantica. Io voglio capire il tuo excursus anche mentale, diciamo intellettuale, per poter arrivare poi a quello che hai scritto. Ma guarda, forse il collegamento tra le due cose è che io prima di una certa età ero completamente priva di ironia. Quindi ero un'integralista romantica che vedeva tutto bianco o nero, non avevo sfumature e me ne perdevo molte, dunque, della vita reale, che invece ne è piena. Quindi quando ho iniziato a conoscere persone dotate di questa di ironia proprio, quindi della capacità di ridere su se stessi, di distaccarsi dalle cose, prenderle in giro piuttosto che drammatizzarle, ho deciso, insomma, verso la fine dell'università, appunto, di proprio studiare attraverso la tesi di laurea, che appunto è un'occasione di approfondimento, la satira. Quindi, siccome però mi era andato un po' in antipatia tutta, io mi sono laureata in sociologia delle comunicazioni di massa, però insomma non mi era poi alla fine piaciuto granché questo approccio mediatico, la massa come se fossero tutti stupidini da manipolare, e quindi sono tornata indietro nel tempo e mi divertiva appunto vedere la satira come trattava appunto la tirannia, forse insomma più celebre e sicuramente più recente di questo paese. E quindi ho analizzato le vignette satiriche delle riviste comiche e satiriche, appunto, dal 1919, che è la data in cui venne bruciata la prima sede dell'Avanti, al 1925, che purtroppo insomma è la data in cui si chiude ogni libertà di espressione in Italia, in cui vengono veramente chiusi tutti i giornali che non sono allineati con il regime nascente. E mi sono divertita un sacco, perché c'erano delle cose, sì, a volte anche vignette molto ingenue, però io ho trovato estremamente divertente andare a scartabellare in Libreria Nazionale queste riviste antiche, toccarle con le mie mani e vedere come si prendeva insomma in giro il potere di allora. E tra l'altro, insomma, io mi sono laureata nel 2002, alcune vignette, insomma, era abbastanza inquietante l'analogia con una serie di altre vignette attuali su un ex presidente del Consiglio, tipo c'erano delle vignette che prendevano in giro per esempio Mussolini, perché si paventava insomma il suo passato da muratore, dice, e si autoproclamava il presidente muratore, insomma. Erano rigorosamente censurate, chiaramente. No, queste ancora c'erano. E cioè, quello che volevo capire, com'era la censura all'epoca? Ma la censura, queste vignette, diciamo che venivano mandati soprattutto nell'ultimo periodo proprio dei diktat su che di cosa si poteva parlare e di cosa no, quindi veniva impedito di trattare una serie di argomenti. Ma tanti argomenti sono stati impediti durante il fascismo. Non si poteva parlare, per esempio, di situazioni tragiche, non si poteva parlare di suicidi, quindi c'erano delle situazioni che non dipendevano, certo, non erano situazioni politiche, che non potevano essere trattate. Certo. E quindi il fascismo ha cercato di incanalare un po' anche tutta la cultura del tempo, così anche la letteratura, certo, così anche la stessa radio, perché poi quando è nata la radio sono successe le stesse cose. Stessa cosa è successa con il nazismo ed è successa con la prima televisione, perché voi dovete sapere che la televisione non nasce nel 53 con...